Ora, con Mirko Eccolo qui questo video che gole. si chiama Ucraina l'altra verità. Ciao Mirko. Buongiorno a tutti. Buona Buongiorno Pasqua, Mirko, buono, buona buono. Pasquetta. Cosa ne pensa di Palestina e Israele? Un pensiero su questi popoli? Ah, così a freddo? Così a freddo, dai, così iniziamo piano piano. Ma in che senso cosa ne penso? Chi ha ragione e chi ha torto? Boh, io credo, nessuno dei due. Così a naso. È, è un po' dura, cioè, a un certo punto se qualcuno aveva una ragione e qualcuno aveva un torto, in, in 70 anni si è tutto disperso, diciamo, tra una parte e dall'altra, quindi ormai è difficile capire. Sono super d'accordo, sono super super d'accordo. E invece quella... Mh, due popoli in uno stato la proposta che hanno avanzato tanti di una specie di federalismo, qualcosa molto simile anche alla situazione in Libano, te piace come idea? Ma sì, potrebbe funzionare, ma non mi sembra che ci sia mai stata grande volontà, credo che i passi più grandi no. li hanno fatti in epoca Clinton, credo, no? L'avvicinamento più vicino eh, in quel senso lì, ma... non lo so, ormai credo che la questione sia talmente esacerbata che non non riescono ad avere una soluzione così pacifica. Secondo me lì conviene fare proprio due stati separati. Eh, boh, però lì c'è la questione, soprattutto, um, diciamo, la zona più interna, che è estremamente dipendente anche a livello di infrastrutture da Israele. Sì, lì allora hanno il problema di queste zone a macchia di leopardo, che è difficilissimo esatto. definire due stati. In questo... potrebbero fare che i cittadini possano liberamente muoversi nei due stati mm. in quel senso lì ma avere due amministrazioni completamente separate che ricorda un po' non so, la berlino no De all'interno mm. della, della Germania est in questo senso qui senza il muro ecco eh, diciamo eh, vabbè sicuramente ci sarà magari un'altra puntata magari più avanti in cui approfondiremo la questione passiamo alle cose eh, che invece dovranno trattare oggi. Eh sì, trattare Mirko mi ha girato questo video che è uscito un paio di giorni fa. Ma eh, ah, perché questo... me l'hanno chiesto Ivan, cioè gente della, della mia community mi ha mandato questo video e ha detto dilla tua. No, ma anche, allora, qualcuno che segue... e... eh, anche qualcuno che ci segue ma me l'ha girato e mi ha chiesto se lo vedevamo. Si chiama Ucraina l'altra verità. Veder... Magari non lo vediamo tutto, che dura un'ora e un quarto, ne vediamo un po' un pezzo mi dici saltiamo tu, diciamo dei che... pezzi io mi sono fatto proprio degli appunti perché la ovviamente timeline. è lunghissimo però soprattutto all'inizio la parte della ricostruzione storica è estremamente parziale con molti errori e poi si capisce perché perché serve al resto della narrativa diciamo ok chiama www.contro.tv ok <ride> Il titolo promette bene, la TV che l'ha realizzato promette benissimo. Andiamo. L'intento di questo video è di ristabilire un po' di verità storica sulla vicenda russa-ucraina. Noi infatti... Siamo vive... all'interno di una narrazione a senso unico, secondo la quale Vladimir Putin è l'unico responsabile della situazione attuale. Putin, ci dicono i nostri media, è un dittatore sanguinario, ossessionato dalla voglia di restaurare un impero che non esiste più e non esita a invadere, a distruggere e uccidere pur di realizzare il suo sogno. Massimo Mazzucco, per chi non lo conoscesse, è un regista, sceneggiatore e blogger italiano attivo sostenitore di diverse teorie del complotto. Putin va fermato con le buone o con le cattive. In realtà, se uno ci pensa un attimo, questa narrazione non può stare in piedi così com'è. Solo nei fumetti c'è un cattivo che si sveglia al mattino e decide di conquistare un mondo fatto tutto di persone brave e innocenti. Nel mondo reale le cose sono un po' più complicate. Le colpe non stanno mai da una parte sola. Il problema è che le nostre televisioni. Comunque, mo... ah, scusate un attimo, questo video ha 270.000 visualizzazioni in due mm -hmm. giorni, eh e io leggo alla faccia del vera... pensiero ah, unico purtroppo, vera... purtroppo, non leggere i commenti. purtroppo i commenti ci dicono che è pieno di gente che la pensa insomma che condivide questa, questa roba ragazzi eh. quindi uno dice no vi prego Mazzucco Ma non stavo. lo vediamo non lo vediamo io posso anche non vederlo ci mancherebbe altro però quello che, che purtroppo dobbiamo, con cui dobbiamo fare i conti è che in Italia è veramente pieno di gente che dà credito a persone di questo tipo anche se andate a Capita. vedere sotto al video di Nova Alexio che abbiamo fatto la reaction, quello, con, quello sugli Stati Uniti, lasciando che il video comunque è fatto discretamente bene, se andate a leggere i commenti, è pieno di gente avvelenata contro l'Europa, l'Occidente, eccetera. Cioè, sì, allora, visto? facciamo una differenza. L'altra volta abbiamo fatto una critica su alcuni punti e l'abbiamo detto che il video in generale andava bene. La mia era una critica, diciamo, sulla tendenza su quale su que, che quel video avrebbe portato i commenti ne sono diciamo esemplificativi eh, non ben capito perché sia l'esa maestà commentare i video altrui ehm, come se non si potesse no eh, questo invece è un debunk vero e proprio cioè qui la quantità di errori anche storici proprio acclarati è, è enorme ok e, e mm, il punto secondo me però un ultimo punto poi vi lascio andare avanti è che queste persone ci dicono che c'è il pensiero unico no? contro uh -huh. cui combattere. Cioè, Se c'è un pensiero unico, molto probabilmente noi dovremmo fare 270.000 view. Ok, e questa non è invidia, eh? cioè, ci mancherebbe, semplicemente è un dato di fatto, e loro dovrebbero farne 10. Quindi, probabilmente chi è che sta in minoranza siamo noi, sostanzialmente, cioè rendiamocene conto. <ride> Quindi, probabilmente il pensiero unico. Eh, contro cui si scagliano tante persone ehm, è nostro? No, è loro probabilmente. Il sì, pensiero unico è, perché... è quello. Cioè, Quando si parla mano, della eh. narrativa mainstream, il pensiero unico, regà, a me fa sempre ride perché alla fine sono molti di più quelli che, che sposano le teorie del complotto no? che, che quelli che invece cercano di essere un po' più razionali. però veniamo noi additati come quelli. Che sono contro la pluralità delle informazioni. Sì, 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 tu, tutto qui. Cioè, anzi, soltanto so dato di fatto. Ecco. Fapicato. Eh. Io noto la maggior parte dei commenti sotto il Video Mazzucco che dicono: Ah, incredibile lavoro di ricostruzione, eccetera. Perché non c'è uno che si mette lì a debancare punto per punto eh, facendo vedere che molto di quello che viene detto è Fondamentalmente errato, ma proprio dal punto di vista storico e fattuale. Eh, eh, il problema è fa... eh. che mette il carro camminere. dietro ai bocci, cioè inverte praticamente l'ordine de dei fattori per spiegare alcune cose, scondandosene altri abbastanza. Ti faccio un esempio per dirne uno, poi ci arriveremo. Lui dice che ehm... L'occupazione della Crimea da parte russa con il, con il referendum non è stato riconosciuto in barba al principio di autodeterminazione autodetermina dei popoli e fa vedere un discorso di Obama dove Obama dice che non riconoscono la cosa. Lui si scorda però del trattato del 1994 dove la Russia si impegna a rispettare la territorialità ucraina, quindi è per questo che non può essere rispettato eh, quel trattato e quell'occupazione. Cioè lui mette le cose eh, invertendo l'ordine dei fattori. Occhio, però, perché Io volevo solo dire tutto una cosa. quello. Eh, sì, però volevo chiudere a Mirko. poi te lo lascio dire perché questa cosa è importante, eh, Mirko. Molti, se tu parli da, di qualsiasi data dall'89 in avanti, ti dicono che la Russia non aveva sufficiente potere contrattuale per stabilire una, um, un qualsiasi cosa, una qualsiasi cosa, quindi era già vittima eh, dell'ideologia occidentale, che dir si voglia, per cui. Non ha alcun senso parlare di, di trattati dopo l'89. Nel 94 c'era un, un governo filorusso e nel 99 uguale. Quindi cioè, sono trattati che si sono fatti tra di loro, eh? non sono trattati che vanno a coinvolgere tanti altri stati, soprattutto quello di amicizia del 99. Lo hanno fatto in maniera volontaria, proprio un trattato che si chiama di amicizia e partnership tra i due paesi dove. Eh, convengono che tutte le dispute territoriali avverranno pacificamente, eccetera. Eh, cioè, non sono gli obbligati a firmare eh, i russi nulla in, in quel senso lì. Poi per carità, eh, che il potere contrattuale dell'Unione Sovietica era ben differente da quello dei russi è un dato di fatto. Però insomma, nessuno li ha obbligati a firmare quei, pattati, quei, quei trattati. Tra l'altro parlano anche ovviamente... di: Io volevo dire solo di una cosa, è... mi poi di lasciare andare avanti. Mm? ma Più che altro è un quesito anche, no? Siccome questi video fanno una marea di visualizzazioni, siccome tante volte abbiamo, abbiamo chiesto, ma è meglio ignorare queste persone, questi contenuti, o bisogna parlarne per debancarli, per fare controinformazione seria. Perché molti dicono: eh no, bisogna lasciarli perdere perché sennò diventano dei fenomeni da baraccone, come è diventato Orsini, no? Eh... Però se tu li lasci perdere magari sul web, poi arriva il mazzucco di turno che nessuno si prende la briga di debancarlo e fa 300.000 visual a video e una marea di gente gli da retta. Magari se uno fa un debunking serio a un video di questo tipo, magari di quelle 200.000 persone che vedono il video, anche se... Fossero, altri, no. anche altri se fossero ci solo canto. mille, magari che cambiano idea, però già hai fatto un buon servizio o altri non ci cascano, diciamo. Lui usa de delle cose vere e molte cose distorte per portare avanti una narrativa, eh, soprattutto Poesie dal punto di vista movimento. storico, estremamente parziale. Grazie ora ci arriveremo perché sì, sì, il grosso avviene nei primi sei minuti e mezzo. Così. Ci mostrano solo la guerra in corso, dal mattino alla sera, ma si dimenticano sistematicamente di spiegarci come siamo arrivati a questo punto. E, come dice Quaglia non puoi mostrare alla gente solo gli ultimi 30 secondi di un film e sperare che capisca tutta la trama bisogna raccontargliela tutta la storia fin dall'inizio allora noi ci proviamo lo faremo in modo ovviamente sommario ma cercheremo almeno di toccare tutti gli snodi essenziali della vicenda dopodiché ognuno potrà farsi la propria opinione i temi principali da tenere d'occhio sono due uno è interno all'Ucraina, uno è esterno. Quello interno riguarda la storia del popolo ucraino e della profonda divisione interna che si è creata negli ultimi cento anni fra filo russi e filo occidentali. L'altro tema è esterno e riguarda la collocazione politica dell'Ucraina negli equilibri internazionali: stare con la Russia, rimanere indipendenti, o stare con l'Occidente, entrando eventualmente nella NATO. Per quel che riguarda la storia interna, Dobbiamo tenere presente che parliamo di un paese di 44 milioni circa di abitanti, profondamente diviso da forti differenze etnico-linguistiche. Una parte occidentale del paese, in giallo, che parla prevalentemente ucraino, e la parte sud-orientale, in rosso, che parla prevalentemente russo. In realtà non c'è una netta linea di divisione, le transizioni sono molto più progressive. Nella zona occidentale, che si chiama Galizia, si parla ucraino puro nel centro, si parla una lingua mista di ucraino e russo e man mano che si va verso sud-est prevale la lingua russa pura. Ma ucraini e russi sono anche due etnie diverse e non sono mai andati d'accordo. Sono soprattutto gli ucraini, non tutti ovviamente, ma molti ucraini, ma a cambiare visceralmente... Perché... I... Qui lui fa un po' di confusione, nel senso che è come se noi prendessimo una cartina dell'Italia e dicessimo che in Toscana si parla toscano. Uh, gen a Genova il genovese, cioè, cioè confonde la divisione netta fra chi usa il russo come lingua primaria e l'ucraino come lingua primaria e i dialetti misti che ci sono fra um, lingua russa e lingua ucraina. Questo non è esemplificativo del fatto che sia un paese eh, estremamente diviso, sarebbe come dire in toscano parliamo toscano e quindi non sono uh, italiani o non sono comunque così uniti um, all'Italia. C'è una bella differenza, diciamo. Tanto più che l'ucraino è usato dal, da più dell'80% del paese come lingua ufficiale, anche se poi nel 2014 ci, si tentò di fare una legge dove anche il russo era ammesso e poi fu tolta, ma anche su questo ci, ci andremo dopo, diciamo. Comunque il grosso avviene ora, in questi tre minuti, da qui a, a sei e mezzo, proprio sulla questione storica. I russi. I motivi di questo odio risalgono addirittura agli anni 30 del secolo scorso nel periodo dello stalinismo dopo la rivoluzione russa del 1900 questo scusate, lavora anche su BioBlue. non lo so, io ho visto solo un suo video vecchio su il complotto delle torri gemelle, cioè la teoria che dava lui che se le erano buttate giù da solo più o meno ah, eh, ho trovato che su BioBlue.com, c'è un archivio che parla ah, di gestisce Bioblu con messora messora, messora allora. mm -hmm. ah, vabbè. non saprei, però so che c'è il fondatore addirittura di Bio. Cioè noi stiamo ascoltando il fondatore, ascoltando il il fondatore di BioBlue. È... Stiamo no, dedicando forse anche troppo spazio, no, per... l'Ucraina è entrata a far parte dell'Unione Sovietica. Non c'è entrata molto volentieri. Eh? Addirittura parte degli ucraini combatté nell'armata bianca, nega anche lo sbarco sulla Luna, comunque contro i bolscevichi, ma poi i rossi vinsero e l'Ucraina si ritrova a far parte dell'Unione Sovietica. E ecco, stoppa qui, e stoppa qui, delle... già qui ha tagliato praticamente tutta la storia dell'Ucraina, cioè nel senso sembra che gli ucraini hanno combattuto un pochino contro i russi bianchi e poi ehm, sono entrati a far parte della Russia. Diciamo Poesie che salta a piedi tutta la storia di Simon Petliura, delle due repubbliche ucraine che DVD. combattevano sia contro i russi sia contro i polacchi, poi si allearono con i polacchi, fecero tutta la guerra sovietico-polacca dalla parte dei polacchi, per poi essere abbandonati dai polacchi. Insomma, salta a piepare questa storia forse perché non essendo nazisti all'epoca, non sono utili alla narrativa. Cioè sembra che l'identità nazionale ucraina nasce e si fonda nel nazismo e questo lo vedremo ora nei prossimi minuti eh, su perché usa in modo capzioso certi periodi, eh, saltandone a piepare altri. Le cose che non è mai stata digerita dagli ucraini era la nuova politica di Stalin che voleva centralizzare e redistribuire tutte le risorse del paese, la famosa collettivizzazione, che obbligava i piccoli agricoltori locali, chiamati kulaki, a cedere allo Stato i loro terreni per darli ai kolkhoz, le grosse organizzazioni statali che gestivano i beni agricoli. Questo significava che l'Ucraina, ricca soprattutto di grano, diventava progressivamente il granaio di tutta l'Unione Sovietica. Su questa parte la puoi spesa, saltare direttamente perché fa e solo di... un recap dell'Holodomor, diciamo la teoria che mh, imbastisce lui è quella che praticamente la strage fu pianificata e organizzata. In realtà anche col professore Aldo Giannulli abbiamo eh, chiarito che ancora adesso gli storici dibattono sul fatto se fosse organizzata, sul fatto che mh, quantomeno non si gestì la cosa e quindi... Si sapeva che sarebbero avvenute delle morti, ma non in maniera così, così devastante. Lui invece la vende direttamente come un genocidio pianificato. Quindi salto fino a quando? Um, giusto questo pezzettino dove lui parla, puoi andare quando, ecco, quando comincia a parlare di Stepan Bandera. Eh, sì, più o meno a 5 minuti. Quindi prova verso la Russia. E infatti, proprio negli anni 30, nascono in Ucraina diverse organizzazioni filo-naziste naturalmente sottostrato, ecco, non rimagiar. Già un errore. Allora, negli anni 30 non c'erano associazioni eh, filonaziste in uh, Ucraina perché non c'era assolutamente nessun collegamento tra i nazisti eh, in Germania e i nazionalisti ucraini. Questo avverrà a fine degli anni 30, quando l'Abwehr, cioè il servizio segreto tedesco, comincerà a interessarsi dei nazionalismi Ui, via, quindi delle movimento. resistenze antisovietiche, anche sovietiche anche in paura. Ucraina. E allora finanzierà un po' Uh, questo genere di uh, attività, cioè stiamo parlando di Stepan Bandera e delle bande UPA, quindi dire che eh, erano eh, nazionalsocialisti eh, negli anni 30 è una cavolata storica e questo lo può verificare chiunque. Ma questo vedremo perché a lui gli serve raccontare questa narrativa. Queste organizzazioni sono basate soprattutto nella Galizia, la regione occidentale del paese. La più importante di queste organizzazioni è la OUN, organizzazione degli ucraini nazionalisti. Fondata nel 1929, uno dei leader più importanti della ON era Stefan Bandera. Il loro simbolo era una bandiera rossa e nera. Il rosso rappresentava il sangue, il nero la terra. Anti-russo, anti, -russo, anti e antisemita, Bandera proclamava la superiorità e la purezza del popolo ucraino. Grazie Montemirco, grazie mille per le cinque sabbe. Esattamente movimento. come i tedeschi proclamavano la superiorità e la purezza del popolo ariano. Ancora oggi, come vedremo... Bandera è considerato il più importante simbolo. Stoppa. Allora. Mi, sa allora. che, mi sa che passeremo tutto il tempo a stoppare qui per le troppe <ride> sì, regole. Lo faremo tutto, già eh? quando si debanca un bel po'. Insomma, sei hai capito. Allora, ehm, la natura è che lui qui farà una confusione enorme perché Stepan Bandera era capo di un movimento nazionalista, okay? Che poi si sfocerà in bande UPA, B e A. Fra l'altro, eh, tanto per capire ehm, come funziona eh, l'onestà intellettuale, eh, intellettuale, io ho dei parenti che sono stati uccisi. Dalle bande UPA proprio nelle stragi fatte a danno dei polacchi in Boligna, quindi ne parlo con insomma con un po' di carne viva dietro. Uh, il discorso che lui fa è questo: intanto dice che Stepan Bandera era um, antisemita. Sì, e no, nel senso che il, le bande UPA, um, tutta l'organizzazione di per sé, non ha mai avuto delle basi ideologiche uh, di questo tipo. Questo succederà quando nel um, 43 cominceranno a collaborare con i tedeschi. E come vedremo, a differenza di come la vende lui, cioè che erano filonazisti fin dall'inizio, in realtà non è così. E, e lo puoi mandare avanti, farò vedere tutti gli errori storici che lui eh, commette, che sono verificabili da chiunque. Insomma, basta anche una pagina di Wikipedia per leggersi la storia eh, di Stepan Mandere e delle bande UPA. Del nazionalismo ucraino. Grazie Matteo Daros per il Prime, benvenuto. Quando nel 1941 le truppe di Hitler lanciano l'operazione Barbarossa per conquistare la Russia, devono ovviamente attraversare anche l'Ucraina, sulla direttiva Sud, verso Stalingrado. E le truppe naziste, nell'Ucraina occidentale, vengono accolte come veri e propri liberatori. Le organizzazioni filo-naziste clandestine escono allo scoperto e molti nazionalisti ucraini diventano collaborazionisti dei tedeschi. Intere divisioni e battaglioni vengono formati da collaborazionisti sì. ucraini. La più importante era la divisione galiziana. Allora lui parla della divisione Galizia. Intanto lui parla, come abbiamo detto, ha detto quando nel 1941 i tedeschi sono entrati, gli ucraini li hanno accolti come liberatori e subito hanno formato delle formazioni eh, di volontari SS come la divisione Galizia. Ora, la divisione Galizia è stata formata il 28 aprile 1943. Quindi non poteva entrare a far parte delle SS in quel periodo semplicemente perché. All'inizio Stepan Bandera non fu uh, visto dai tedeschi come un collaborazionista, anzi Stepan Bandera è stato catturato dalla Gestapo, è stato imprigionato nel campo di Sackhausen ed è stato poi liberato nel 1943 quando hanno cominciato a collaborare, ma ci sono anche dei documenti tedeschi che dicono che dovevano far fuori tutta l'organizzazione ucraina perché... Il motivo dell'incarceramento di Steppe Bandera è quello che lui fece, un editto dove dichiarava l'indipendenza ucraina e ai tedeschi questa cosa non piaceva. Mentre lui scarta completamente questa storia e vende soltanto la parte in cui eh, gli ucraini cominciano a collaborare con la divisione SS Galizien con, ehm, con i tedeschi lato sbagliando completamente di periodo perché se doveva spiegare di periodo precedente, beh insomma diciamo tutta l'imparcatura casca. La che arruolò ben 80.000 collaborazionisti ucraini. Naturalmente sotto i tedeschi queste armate ebbero mano libera e compirono stragi etniche dappertutto. Il massacro più famoso è quello di Babiyar vicino a Kiev quando 33.000 ebrei vennero sterminati in due giorni dalle bande armate della ON di Bandera. Un altro massacro riguardò invece 37.000 polacchi che furono trucidati nella zona orientale della Galizia dagli squadroni della morte di Nicola Lebed, un socio di Bandera. Questa era l'aria ecco, che si respirava nell'Ucraina occidentale. Allora, in quel periodo, come ho spiegato prima, Bandera era in galera, quindi non poteva comandare. era in miniera, queste... era in miniera diciamo. Quindi in realtà queste stragi furono comandate da Lebed che comandava un'altra parte del, delle bande UPA. Poi ebbero anche delle enormi, diciamo, screzi interni su come lui gestiva eh, la cosa, mentre Bandera era in, eh, in galera. Eh, quindi, come vediamo, lui scarta tutta questa parte perché è funzionale alla narrativa e si scorda di dire mh, tutto il resto. Perché? Perché mano a mano che andrà avanti nel video, quello che deve vendere è che. Gli ucraini sono tutti nazisti. Gli americani hanno nascosto i m, bandera, insomma, i nazisti e li hanno poi ritirati su, grazie a questa insomma, lunga collaborazione tra l'Occidente e i nazisti ucraini fino ad arrivare praticamente alla, m, alla, alle rivoluzioni arancioni. Cioè, questa è la narrativa. Il problema è che è basata su, come abbiamo visto, su dei falsi storici. insomma, Salta a pie pari. tra l'altro, racconta che ehm, gli ucraini eh, avevano un'ideologia nazista, superiorità della razza ucraina. In realtà, gli ucraini si ehm, spesero più che altro a fare diciamo, pulizia etnica a danno dei polacchi eh, e dei russi, e poi combatterono anche i tedeschi. Tra l'altro, l'intera diciamo, operazione delle bande UPA durò fino al 1955, combattendo contro, contro i russi. E quindi non è una cosa che è morta nel, nel nazismo. Questo a riprova del fatto che fosse più che altro intrinseco a un discorso di nazionalismo ucraino durante l'invasione dei tedeschi. Poi però Hitler perse la guerra, l'Ucraina rimase nel blocco sovietico e le bande filo naziste dovettero tornare in clandestinità, ma non persero tutti i loro amici. Gli americani, infatti, hanno sempre dimostrato una grande lungimiranza nel mettere in salvo elementi del nazismo che possono tornargli utili in futuro. Lo hanno fatto con la famosa Operazione Paperclip, quando 1500 scienziati tedeschi furono aiutati a fuggire negli Stati Uniti dopo la fine della guerra. E lo hanno fatto anche con i nazisti ucraini, mettendo in salvo lo stesso eh, bandello e aiutandolo secondo. a fuggire in Occidente. Allora, è vero che gli Stati Uniti con l'operazione Paperclip praticamente cercarono di fare la corsa a prendersi eh, tutti i scienziati tedeschi alle tecnologie tipo le Wunderwaffe. Quello che si scorda di dire è che i russi fecero lo stesso dall'altra parte. Eh, quindi raccontare una storia per non raccontarne un'altra, eh, lì ormai era già diciamo, scoppiata la, la guerra fredda. Quindi, sia l'Unione Sovietica sia gli alleati cercavano di portarsi via il meglio della tecnologia tedesca. Ora, se tu racconti una parte, beh, devi raccontare che anche l'altra parte faceva esattamente la stessa cosa. Semplicemente, guarda caso, um, i tedeschi preferivano andare dalla parte degli alleati che non dalla parte dei, eh, dei sovietici. Eh, famoso, insomma, è Von Braun e tutti gli altri. Bandera ha vissuto a Monaco sotto falso nome fino al 1959, quando fu ritracciato e ucciso da agenti del KGB. Un altro nazista ucraino aiutato a espatriare dalla CIA fu Mikola Lebed, l'autore dei massacri dei polacchi durante il nazismo. Lebed fu trasportato direttamente negli Stati Uniti dove visse serenamente fino al 1998 sotto la protezione della CIA. Questa alleanza tra la CIA e i nazisti ucraini è molto importante e lo vedremo tornare in seguito. Il motivo per cui la CIA strinse l'alleanza con i nazisti ucraini è molto semplice, li utilizzavano come fonte di informazione clandestina locale nei confronti dei sovietici cioè avevano già le spie lì pronte sul territorio. Entriamo così nella guerra fredda che dura dal 1946 fino alla caduta del muro di Berlino, nell'89. Sono quasi 45 anni nei quali i due blocchi si fronteggiano in modo netto lungo la linea chiamata cortina di ferro. A destra il patto di Varsavia, guidato da Mosca, a sinistra la NATO, che comprende ovviamente anche Canada e gli Stati Uniti. La Svezia e la Finlandia sopra rimangono neutrali, esattamente come Svizzera e Austria al centro. La Jugoslavia, anche se viene considerata come parte del blocco comunista, ufficialmente non è mai entrata nel patto di Varsavia. Nel periodo della Guerra Fredda sono due gli episodi che ci interessano. Uno avviene nel 1954, quando Khrushchev, il successore di Stalin, regala la Crimea all'Ucraina. I motivi di questo regalo non sono mai stati chiariti fino in fondo. C'è chi sostiene che fu regalata perché Khrushchev, ucraino lui stesso, voleva in qualche modo riparare le ferite subite dall'Ucraina sotto Stalin. C'è chi dice che volle celebrare il 300° anniversario dello storico patto di amicizia tra Ucraina e Russia, che era del 1654. Insomma, stop di sicuro non si sa sicuro. di fatto la Crimea nel 54 Allora, lui si riferisce al trattato di Perislav, che non è tra Ucraina e, mh, e Russia, ma bensì tra eh, l'Etmanato, quindi i Cosacchi e i Russi. Fra l'altro, i, 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 i Cosacchi di Zaporizia in quel periodo erano. Um, alleati dei polacchi cambiarono praticamente di lato, i russi praticamente li aiutarono e quindi eh, lì nacque la famosa guerra eh, russo-polacca eh, del 1620-1638, anche questa, scusate, 1654-1667, praticamente i russi in quel contesto eh, fornirono diciamo, protezione, eh, soldi e armamenti ai, ai cosacchi in funzione antipolacca. Eh, quindi dire che la cessione della Crimea è stata fatta per festeggiare eh, quella che fu un'alleanza un del 1600 eh, con, con i cosacchi, insomma, mi sembra un, beh, un overstretch abbastanza, abbastanza grosso. Però sono io che sono puntiglioso, quindi diamogli alla buona. Diciamo che erano ucraini, in senso diciamo moderno. Diviene parte integrante dell'Ucraina, sempre all'interno dell'Unione Sovietica, ovviamente, cioè non c'erano confini fra uno Stato e l'altro. Rimane comunque sotto diretto controllo russo la base navale di Sebastopoli, che è la sede della flotta navale russa nel Mar Nero. Il secondo episodio che ci interessa è la famosa crisi dei missili di Cuba del 1962. Per farla breve, nel 1959 Castro guida la rivoluzione cubana e l'isola entra a far parte del blocco sovietico. Nel 62 alcuni aerei spia americani, gli U-2, rivelano che a Cuba è in corso la costruzione di rampe per missili nucleari, ovviamente di costruzione sovietica. A quel punto il presidente Kennedy fa una scelta arrischiata ma intelligente. Invece di trattare con i russi dietro le quinte, si presenta in televisione e denuncia il fatto davanti al mondo intero. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability

Di una conversazione che Kennedy ebbe con l'ex presidente Eisenhower proprio durante la crisi dei missili. Sentiamo lo scambio fra noi. Allora, questa parte we're la puoi anche to, Cioè, la uh, sua tesi sorry, che tutto venne days, risolto to così, diciamo. In, in realtà, 1989, come sappiamo, però... ci furono due lettere, cioè una lettera segreta e una lettera aperta. Ed è così che si risolse la questione. Cioè, um, Kennedy disse in, uh, in ambiente pubblico che denunciava i missili eccetera eccetera e sotto banco faceva l'accordo con i russi eh, che loro avrebbero rimosso, eh, rimosso i loro missili in Turchia quindi non è vero che fece le cose pubblicamente lui si scorda della seconda lettera quella segreta che se ti ricordi ne parliamo qui proprio con se non sbaglio, con Mauro Gili eh, di questa storia ma qui. perdonami lì non ci fu anche un tentativo degli states di eh, diciamo ritrattare sui missili NATO in, uh, in Turchia Beh, si cercò di mercanteggiare. Alla fine la soluzione era, per salvare la faccia, si diceva una cosa in, in accordo per entrambi i lati e poi in realtà sotto banco se ne faceva un altro perché era impensabile vendere al, um, al pubblico americano la rimozione dei missili in, in Turchia. Certo. Quindi la ricostruzione che fa lui insomma, è molto parziale, come al solito, insomma. Comunque, secondo me, lui, come tanti altri, diciamo... Portatori della bandiera complottista. Io non, lui non lo definirei neanche tipo filo Putin, capito? semplicemente sanno che c'è una grossa fetta di utenza sul web, in generale in Italia, che apprezza le teorie del complotto in ogni ambito che sia sanitario, storico, eccetera eccetera e quindi loro ci, ci marciano creano un prodotto che insomma... creano un prodotto che, che funziona per questa fetta d'utenza e ci guadagnano sostanzialmente, magari lui manco gliene frega un cazzo di Putin, capito? magari lui è pure contro l'invasione russa, però Guarda, gliene frega una mazza vai a 15 minuti e 40 ti salto direttamente dove mi sono fatto gli appunti perché smontare un'ora e 15 diventa lunga insomma quindi passiamo proprio alle cavolate cavolate una per una, poi se uno se lo vuole guardare insomma, almeno sa che questi punti cioè tutti i punti che lui usa come pezzi d'appoggio in realtà sono storicamente errati forse non si sarebbero spinte verso est quando Gorbachev disse che l'espansione della NATO era inaccettabile Becker rispose su questo siamo d'accordo il presidente americano George H. Bush aveva dichiarato non abbiamo alcuna intenzione, nemmeno nei nostri pensieri di danneggiare l'Unione Sovietica in qualunque maniera il presidente francese, François Mitterrand, aveva Intanto detto. Che... breaking news: Mario Draghi positivo al Covid. Salterà il viaggio in Congo-Angola. Al suo posto andranno Di Maio e Cingolani. Allora, visto che lei è stoppato, ne approfittiamo. Allora, lui usa le discussioni avvenute tra Becker, tra gli inglesi e tra tanti altri diciamo, eh, diplomatici, rappresentanti di Stato, che avvenivano tra il 90 e il 91, per dire che c'è stato un patto. Allora, un patto è un patto. Cioè, è una cosa scritta e firmata. Si parla di un trattato internazionale, non sono chiacchiere da bar. Tutte le trascrizioni delle discussioni fatte da Becker eh, ed altri sono eh, pubbliche, sono nel National Security Archives e non vi è nulla di vincolante. Se ci aggiungiamo il fatto che in quel periodo, mentre avvenivano, diciamo, queste dissertazioni di alto livello, l'Unione Sovietica viene a mancare, ci si rende conto che a un certo punto. Queste rassicurazioni non c'era neanche più bisogno di darle perché dall'altra parte non c'era un interlocutore che poteva pretendere un, un qualcosa. Quindi qui si scambiano delle discussioni che non si sono mai trasformate in un documento vincolante, quindi in un trattato, in un tradimento dell'Occidente eh, verso i russi. Poi che i russi la vivano in questa maniera ci sta, Putin l'ha denunciato tantissime volte, però dal punto di vista della legge internazionale. Tutte queste discussioni non hanno assolutamente nessun valore. Eh, sotto il video che io ho fatto con Gian Lorenzo Zichi, che insegna, tra l'altro, eh, politica internazionale e scienze politiche all'Università, se non sbaglio, di, di Cagliari, ehm, sotto a quel video ci sono tutti i link con tutti i documenti su queste discussioni. Eh, quindi la narrativa che lui fa è la tipica narrativa del... L'Occidente ha preso in giro i russi facendogli delle assicurazioni tra l'altro visto che si parlava di Odi Freddi ehm, queste sono le stesse cose che Odi Freddi ha detto e si vede che non conosce queste carte eh, quando dice anche che Gorbaciov non ha mai smentito si scorda che ehm, nel 2014 anche Gorbaciov ha smentito ora bisogna vedere se ha smentito per non prendersi la responsabilità o se mh, o ha smentito per chiama. il baggero. però anche così insomma questa è una, una vecchia narrativa che usano sempre per raccontare questa storia del, del tradimento spacciando delle discussioni come un, un vero e proprio Poesia trattato! Grazie von Mises Libertarian. Allora mando in play, devo andare un secondo di là, quindi mando in play però intanto, Bachov, che lui era personalmente a favore di uno smantellamento graduale dei blocchi militari. Il segretario generale della NATO, Manfred Warner. Più tardi espresse la sua chiara opposizione ad un'espansione dell'alleanza occidentale. Il messaggio era chiaro: se Gorbaciov avesse acconsentito alla riunificazione della Germania all'interno della NATO, l'Occidente avrebbe cercato di costruire un'architettura di sicurezza occidentale che tenesse conto degli interessi di Mosca. E così, nel 91, la Germania viene riunificata con capitale Berlino e rimane parte integrante della NATO. Il patto, solo verbale non scritto, è che la NATO non si espanderà ulteriormente verso est. Poi più avanti. Molti dei partecipanti a questi incontri sarebbero diventati improvvisamente degli smemorati che non si ricordavano più bene quello che avevano detto. Ma al momento il patto fu chiaro per tutti ed è quello che abbiamo descritto. Il problema è che, negli Stati Uniti, in quel periodo i neocons stavano lentamente arrivando al potere e con loro diventava predominante un'altra filosofia. La filosofia che li voleva come una forza unica dominante nel nuovo secolo che stava per iniziare. Quello che loro chiamavano il nuovo secolo americano. Naturalmente, dal loro punto di vista. Per essere l'unica forza dominante, bisognava in qualche modo togliere di mezzo definitivamente la Russia. Nell'ormai famosissimo documento intitolato Rebuilding America's Defenses, i neocons scrivevano: Gli Stati Uniti sono oggi l'unica superpotenza al mondo che riunisce un predominante potere militare, una leadership tecnologica globale e la più grande economia del mondo. Inoltre, l'America è alla guida di un sistema di alleanze, la NATO appunto, che include tutte le altre più importanti nazioni democratiche del mondo. In questo momento, gli Stati Uniti non hanno nessun rivale al mondo. La strategia a lungo termine dell'America dovrebbe cercare di preservare e di estendere il più possibile nel futuro questa posizione di vantaggio. E poi dicevano, ciò che dovrebbe determinare le dimensioni e le caratteristiche delle nostre forze nucleari non è una parità numerica con la Russia, ma il mantenimento della superiorità strategica americana e insieme a questa superiorità la capacità di scoraggiare possibili coalizioni ostili di potenze nucleari. La superiorità nucleare degli Stati Uniti non è nulla di cui dobbiamo vergognarci, anzi, Sarà un elemento essenziale per preservare la leadership americana in un mondo sempre più caotico e complesso. Questa era la filosofia dominante negli Stati Uniti sul finire del secolo scorso. Altro che rispettare le ragioni di sicurezza della Russia. Noi vogliamo il controllo assoluto del mondo e adesso è il momento giusto di approfittarne per prendercelo. E lo mettevano pure nero su bianco. Naturalmente non è che la Russia fosse passata di colpo da superpotenza atomica a uno staterello qualunque armato di cerbottane. Avevano comunque ancora tutto l'arsenale atomico intatto. Non era quindi pensabile da parte degli americani aggredirli frontalmente con le armi. Bisognava trovare il modo di indebolirli piano piano dal punto di vista economico. E per indebolirli economicamente gli americani hanno due strade principali. Una è di obbligarli ad una spesa militare sempre crescente, l'altra è quella di imporgli stazioni economiche ogni volta che se ne presenti la possibilità. Per imporgli una spesa militare esorbitante allora, pare, bisogna circondarli ma... dappertutto. Allora, quello di cui lui parla, parla della, praticamente della dottrina Wolfowitz. Io ci ho fatto anche il video e l'ho spiegato. Ah, questo, video, questo momento lascialo perché fa veramente ridere. Um, la dottrina Wolfowitz non è un documento, um, diciamo, ufficiale. È una teoria di un consigliere. Tra l'altro, quando uscì, siccome era scritto veramente in maniera aggressiva, um, fece scandalo nella stampa americana, che lo tirò fuori, e venne riscritto con dei toni molto, molto più leggeri. Grazie, Richard. Eh, quindi, quindi, per far capire che quando uno scrive insomma delle teorie del genere, anche all'interno dell'America, beh, l'opinione pubblica, quando dici noi dobbiamo dominare tutto, un po' si risentono, no? I, eh, i famosi anticorpi della democrazia, insomma, funzionano mh, anche lì. Eh, poi, per carità, eh, i neocons, i danni li hanno fatti, sappiamo benissimo quello che hanno combinato. Con la loro teoria dei paesi canaglia e altre cose. Eh, questa è una, una parte interessante. Lui a un certo punto dice parla dell'espansione nato, ok? Se notate in questa mappa ehm, non ci sono basi NATO in Kazakistan. Questa è una mappa meme, famosa in internet, perché ci sono messe le basi nato a Casaccio, ok? È giusto, è giusto per ridere, eh, solo che lui non se ne rende conto, siccome la gente dice sotto che fa un lavoro fantastico. Eh, per esempio, non ci sono balzi nati in Kirghigistan, in Pakistan, in Uzbekistan, in Kazakistan e tanti altri posti. Questa è una mappa che in realtà è un joke, un meme che gira su Reddit e lui l'ha utilizzata come cosa seria. <ride> Quindi insomma, eh, fa anche specie vedere delle cose del genere, Hype 3 Scusa, Mirko. Ma mm. il Kazakistan non, non era un amico oh, della Russia, o sbaglio sì. io? È Un amico ah, okay. della, della Russia. Non ci sono basi NATO in Kazakistan. Ma la stessa cosa... Mi verrebbe Questa è una mappa... Azerbaijan. è una mappa... Eh, sì, sono, i, le basi NATO qui sono messe così a casaccio, le hanno tirate e lui le utilizza per far vedere una cosa seria. Questo fa capire, insomma, il, il, il livello, diciamo. Uh, rende l'idea, sì ci sono tante basi americane, ma no, non sono in questi paesi come, come li ha messi lui, uh, non rendendosi conto che è una mappa insomma, che, prende, che prende in giro. Insomma, la narrativa che lui fa alla fine, in cosa vuole arrivare? Lui dice che gli ucraini ne, na, non hanno un nazionalismo loro, se cioè si scorda che non erano nazisti, non hanno una sono tutti nazisti. Indipendentemente anche negli anni 30, anche se non c'era nessun rapporto con i nazisti. Gli americani hanno nascosto questi nazisti. Se li sono tenuti cari, li hanno riutilizzati dopo finanziandoli praticamente durante la, la rivoluzione arancione per mettere i loro pupazzi. Cioè, Gel Zelensky è un pupazzo, e poi, ovviamente, parla delle questioni, tipo quella della Crimea, quella del, del Donbass, eccetera, scordandosi ovviamente il memorandum di Budapest e quindi mette le cose. Davanti, cioè se i russi violano eh, la territorialità ucraina, ok? e poi gli ucraini rispondono a questa cosa: è perché possono, dal punto di vista legale dei trattati internazionali, loro hanno l'abilità la, eh, di agire sui territori che sono stati riconosciuti dalla Russia stessa, mentre lui vende la cosa in maniera invertita, cioè i popoli all'interno dell'Ucraina non si possono autodeterminare, quindi gli ucraini cattivi agiscono all'interno del loro territorio, territorio riconosciuto dai russi dal trattato del 1994, e questo imbarba ai trattati, a, al principio di autodeterminazione eh, dei popoli. Inverte eh, l'ordine dei fattori, siccome sono stati i russi, cioè una, se è vero che c'è una minoranza russa nel Donbass, c'è cioè una maggioranza russa nel Donbass, questi non possono dichiararsi ehm, repubblica autonoma e i russi non la possono riconoscere proprio in vista di questi trattati che hanno firmato loro senza nessuna coercizione NATO ehm, né altro. Poi il, la teoria dell'espansione NATO ovviamente la vende nel senso di espansione Polizia territoriale. Eh, come ti ho visto discutere con Odi Freddi, l'espansione NATO avviene su base volontaria. Quindi non è un'espansione di occupazione dei territori come può essere la Crimea o il Donbass. Sono i paesi che in totale libertà aderiscono alla NATO. Quindi, se la Russia, eh, come abbiamo visto, non ha dei rapporti troppo felici con i suoi vicini, e questi vicini eh, vogliono entrare nell'alleanza, diciamo, avversaria o qualcuno che garantisca i loro territori, beh forse la Russia dovrebbe farsi qualche domanda su perché così tanti paesi scelgono di starsene alla larga e non è certo colpa della Nato. Ecco. Bisognerebbe anche capire se per queste persone Finlandia, la Finlandia ad esempio può entrare nella Nato ora che sta ehm, diciamo esprimendo il parere di entrarci. E tra l'altro lo stiamo guardando proprio in questo momento, vedi la Finlandia ha espresso cioè, questa... C'è questa espressione, no? Poi bisognerà capire quanto sia vera, quanto sia mossa, diciamo, dall'emozione iniziale o sia mossa da pericoli, ecco, generici, senza andare più nel dettaglio. E come si vede, non è che è stato fatto... No. Hanno espresso opinione, bam, no. dentro è nato, fine. <ride> eh, non, è, non è proprio allora, così. C'erano due ecco, punti chiavi viene... del memorandum di Budapest, no? astenersi da qualsiasi minaccia o uso della forza contro l'Ucraina, rispettare l'indipendenza e la sovranità ucraina entro i suoi confini dell'epoca, cioè quelli che ci sono adesso, diciamo, astenersi dall'utilizzare la pressione economica sull'Ucraina per, per influenzare la, la, la sua vita. politica, cosa che invece la Russia Top ha cominciato a fare col Twitch. gas, ad esempio. Cioè anche astenersi dall'usare armi nucleari contro l'Ucraina, eh? tanto giusto per metterne un'altra, no? Eh, e fra l'altro consultare le altre parti interessate se sorgono domande su questi impegni. Poi, oltre a questo trattato, c'è quello del 97, cioè il trattato di amicizia. Che ovviamente gli ucraini non hanno rinnovato nel 2019, si rinnovava su base decennale proprio perché eh, i, i russi hanno violato il, il territorio ucraino. Infatti, il documento dice: si stabilisce il principio di partenariato strategico e il riconoscimento dell'inviolabilità dei confini esistenti e il rispetto dell'integrità territoriale nonché l'impegno reciproco a non utilizzare il proprio territorio per nuocere alla sicurezza dei due Stati quindi questo diciamo manda a carte 48 qualsiasi teoria dove i cattivi ucraini agiscono militarmente su quelli che sarebbero i loro territori eh, quindi lui fa una narrativa no, però... più o meno il video è tutto ridondante insomma è tutto sulla teoria del, um, dei governi filo che l'altro, si contraddice anche da solo perché dice che a un certo punto c'è un governo filo americano poi però vince il governo filo russo se era un colpo di stato finanziato dagli americani com'è possibile che poi hanno vinto i filorussi di nuovo e poi di nuovo i filo occidentali. Evidentemente, um, ovviamente, la teoria che tenta di fare è quella che McCain e altri americani che hanno finanziato per carità alcune campagne, alcuni um, personaggi pubblici eh, ucraini è vero. Il problema è che non è una cosa fatta dalla CIA. Cioè, McCain che appare in, in piazza a Maidan, non piazza Maidan, se non sarebbe piazza, piazza, a Maidan. Beh, che razza di operazione covert della CIA è quando uno come McCain appare in mezzo a una piazza. Era tutto fatto alla luce del sole, per carità, come avviene in qualsiasi democrazia anche in America, no? Cioè i fondi e chi sostiene certi, certi candidati, insomma, lo fa in maniera pubblica. Quindi chiamare queste cose mh, operazione segreta della CIA, che sembra quasi no? una cosa da Sud America. Beh, insomma, è anche troppo. Ma io sono convinto che molte di queste persone che um, hanno questa retorica, avanzano questa retorica, tendano a voler vedere sovrapposto il pensiero della NATO con quello del, degli Stati Uniti d'America. E lo stesso um, diciamo discorso si fa quando si parla di Unione Europea e Germania. Ok? Cioè. Perché gli Stati Uniti d'America hanno fatto e secondo me continueranno a fare errori in politica, in politica estera, che allora la Nato fa schifo. Ecco, tutto sì, si cerca di usare dei parallelismi, cioè, dire anche noi facciamo schifo quanto loro, quindi tutto sommato hanno anche loro le loro ragioni. Cioè, questo, alla fine, è il succo del suo, del suo video che li abbiamo provocati, che la Nato si è espansa, che i governi di Kiev sono tutti gestiti dall'Occidente. Però poi non si spiega come mai, dal punto di vista democratico, sono passati da filo filorussi, eh, filo occidentali, filo russi, filo occidentali, eh, in maniera completamente democratica. Poi su, sulla democrazia ucraina, i vari oligarchi e la gestione, insomma, si possono fare tante discussioni, no? Ma d'altronde, un paese che esiste come democrazia da 30 anni non potrà avere una, democra una democrazia di livello di certo. quello occidentale, non ce l'abbiamo nemmeno noi rispetto alla Francia o, eh, o all al Canada per dire. Esatto. Eh, quindi usare queste cose in maniera abbastanza speculatoria, insomma, non, non le, non le sì. trovo molt, molto fondanti. Il problema è che la gente vedi, vedi come si costruisce bene un video pseudo-storico prendendo una piccola parte, tipo la storia di Bandera di collaborazione con i nazisti, e scordandosi di dire che, ad esempio, però te l'abbiamo detto l'altro giorno sul mio canale con Mikita, un ragazzo ucraino, eh, lui parla degli 80.000 che hanno collaborato con i nazisti, no? Però sì. si scorda dei 4 milioni e mezzo di, russi che hanno di ucraini che hanno combattuto nell'armata rossa. Dall'altra parte. Sento. Perché è facile utilizzare alcune frange estreme che fanno disastri per identificare tutti quanti. Che se ci fai caso, quel discorso lì di dire che tutto il movimento diciamo nazionalistico ucraino era filo nazista, anche se Bandera è finito in prigione non avevano rapporti fino al 43 eccetera è lo stesso che si cerca di fare oggi con Lazov tu prendi Lazov per dire sono tutti nazisti che è poi il discorso che fa, eh, che fa Putin è lo stesso modo praticamente è lo stesso tema praticamente no, qualcuno in chat diceva anche cioè prendiamo anche un altro paese, l'Italia, storicamente molto vicino alla Russia no? Russia ha, ha sostenuto molti partiti in Italia, anche economicamente parlando. Ultimo, ad esempio, la Lega, ma anche a tratti il Movimento 5 Stelle ci sono, ci sono ancora delle indagini in corso, quindi non è che si può affermare con certezza, però 49 milioni lo sappiamo. Oppure, insomma, um, anche altre questioni in passato, come è sicuramente vero. Anche se qui magari meno prove ci sono che gli Stati Uniti d'America abbiano sostenuto in qualche modo eh, alcuni partiti in Italia, anche il piano Marshall, volendo guardare, è un grande, un grande sostegno alla ricostruzione in Europa dietro alcuni principi, punti da rispettare, no? È un do des, quindi figurarsi, ripeto, secondo me eh, distinguere tutto in angeli e demoni ha poco senso, ecco. Eh però pare evidente che non sia sufficiente come argomentazione per giustificare una... un conflitto di questa portata, ecco, tutto qui. Sì, lui fa il ragionamento inverso, lui dice siccome gli ucraini hanno usato l'esercito contro le repubbliche separatiste, e l'avrebbero voluto usare anche in Crimea, allora i russi sono giustificati dall'utilizzare eh, le loro forze. Però questo è un discorso al contrario. Prima mm. quelli si sono dichiarati separatisti, che fratello lo dice anche nel suo video, cioè non si rende conto forse del, del problema. Prima si sono dichiarate le repubbliche separatisti che si sono messe in armi, poi l'esercito ucraino ha intervenuto e poi i russi hanno appoggiato questi separatisti in aperta violazione del, dei trattati che loro stessi hanno firmato. Quindi come fai a chiedere l'autodeterminazione dei popoli se tu stesso hai violato prima i trattati che avevi eh, firmato? questo boh, discorso dell'autodeterminazione so dell dei popoli a macchia di leopardo no? cioè vale per uno ma non vale per l'altro vale solo spazio. se sei amico mio ah quello sì ovviamente funziona sempre vabbè andiamo, andiamo avanti e altrimenti non finiamo più questa cosa qua no allora, ma domani questo video il resto della narrativa l'ho spiegato, non c'è bisogno nemmeno di, di andare a. Ma la caduta, la caduta del blocco sovietico, ah, noi abbiamo saltato quel pezzo, a cosa l'attribuisce? Ah, no, nulla, dice semplicemente che sono son caduti, non dice non specifica che sono caduti per conto loro, dice semplicemente che noi li abbiamo fregati praticamente. Cioè, nel senso che questi accordi eh, di non proliferazione della NATO sono stati fatti e ah. che, li abbiamo, che li abbiamo presi in giro. E... Cioè, perché il crollo sovietico è abbastanza evidente che ci siano due ragioni una carattere tecnologico non riuscivano ad andare avanti la seconda ehm, diciamo dei prezzi di export che crollano e la Russia non riesce più a avere eh, sufficiente flusso finanziario per andare avanti perché crollano questi prezzi e lei non riesce a piazzarli da altre parti sul mercato e nel sì, frattempo l'economia controllata lei... esatto. esatto vabbè però, se era interessante capire anche a che cosa attribuiva questo crollo, perché è un crollo sostanzialmente che avviene dall'interno, no, dal modello fare. come è stato costruito. Cioè, dice: Sono crollati, quindi i poverini sono diventati deboli. Dall'altra parte se ne sono approfittati. Cioè, questo è il messaggio di fondo. Non è che va a parlare dei motivi del crollo sovietico e magari del perché tutti questi paesi non vogliono essere allineati con la Russia dopo averne subito l'occupazione per, per tanti anni. Sembra quasi che la NATO si espande perché qualcuno assorbe i paesi della NATO eh, in maniera coercitiva, no? Uh, mentre la povera Russia viene accerchiata, non si capisce come mai. Cioè, ci sarà motivo se questi paesi non vogliono stare con la Russia, no? Magari è colpa della Russia se li avessero trattati un po' più umanamente, no? Ricordiamoci Praga, ricordiamoci Budapest, ricordiamoci tante altre cose, magari avrebbero anche pensato di avere dei rapporti migliori e non dover prendere garanzie dall'occidente per la propria salvaguardia. Sì, uh, vai sì. verso la fine che <ride> Sì, il vittimismo. scusate, scusate deploying our missiles over the borders of the US. No. The hand, scusa, the US scusa, scusa, the subito non è vero, l'hanno fatto e hanno messo in missili a Kaliningrad. quindi Demanding something excessive, which simply asking them not to deploy their attack systems over at our home. What is so unusual or peculiar about that? Ma gli Stati Uniti fanno di non sentire.

The discussions about a threat of threat of war is provocative in and of itself. You are almost calling for this. You want it to happen. You're waiting for it to happen as if you want to make your words become a reality. Ma gli Stati Uniti continuano a fare da mercante. L'otto di febbraio Putin, con tono chiaramente spazientito, lancia un ultimo avviso ai media occidentali. Uh. Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. A quel punto, la Di mettere per iscritto che l'Ucraina non entrerà a far parte della NATO e che non ospiterà mai armi balistiche della NATO. La risposta, o meglio la sberla in faccia definitiva, arriva direttamente dal ministro degli esteri americano Blinken. A questo punto Putin rimane senza opzioni. L'unico modo per evitare che l'Ucraina entri nella NATO e che le piazzi i missili lungo i confini è quello di invaderla militarmente. Esattamente come per Kennedy, l'unico modo per evitare i missili russi a 200 km dalle coste della Florida sarebbe stato quello di invadere Cuba se i russi non li avessero ritirati. Perché mai la logica di Kennedy fosse giustificata, mentre quella di Putin oggi non lo sarebbe, qualcuno ce lo deve ancora spiegare. Fra l'altro, quello che Putin va chiedendo da anni, ovvero che l'Ucraina non entri nella Nato, è proprio la prima cosa che Zelensky è stato disposto a concedere dopo l'inizio della guerra. Zelensky ha ripetuto più di una volta che dobbiamo accettare che per noi di entrare nella NATO non se ne parla. Poesia Quindi viene un ragionamento da fare. Se questa concessione Lento. fosse stata data subito, se cioè la Russia avesse ricevuto le garanzie che ha continuato a chiedere ancora fino a metà febbraio, probabilmente questa guerra non ci sarebbe stata. Ma gli Stati Uniti Grazie, si sono rifiutati Karateka, categoricamente di dare questa garanzia e lo hanno fatto in modo chiaramente provocatorio. Quindi chi era in realtà che voleva che Putin attaccasse l'Ucraina? Putin o gli Stati Uniti? E infatti, guarda caso, i veri vincitori in tutta questa faccenda sono proprio gli americani. L'Ucraina è stata usata come un'esca, Zelensky ci è cascato in pieno e adesso i suoi concittadini muoiono sotto le bombe. Nel frattempo, gli americani, grazie all'invasione dell'Ucraina, hanno potuto a staccare definitivamente la Russia dall'Europa, cosa a cui tenere Che vuol dire l'Ucraina è stata usata come esca? Scusate. Cioè, aspetta, aspetta, no, te lo, te lo ma racconto, è Putin che ha attaccato. No, cioè, questo ragionamento non si regge in piedi perché è Putin che ha lanciato un'invasione. No, ma ti spiego come si contraddice Ivan, perché a un certo punto durante il video dice che l'Ucraina ha fatto tutti gli step necessari per avviarsi verso l'entrata della NATO e te, e te li documenta anche, ti fa vedere eh, i vari parlamentari ucraini, discorsi alla NATO e cose del genere. E poi alla fine dice che sono stati presi in giro, eh, portati in trappola. Ma se sono stati loro a chiederlo e lo documenti anche. Quindi quello che dici alla fine viene praticamente smontato da quello che provi tu stesso durante il video. Eh, sono ma due che narrative puoi? che proprio che cozzano. Eh, ma, ma poi scusa mi, un mi piace, scusa Umberto, quando dice, Ai... quando Putin dice una Infatti cosa. Infatti, la vera, pedina... è vera. La vera pedina degli Stati Uniti, secondo questo ragionamento, che non è l'unico che fa, cioè è parecchi, Putin. È Putin cioè, in pratica Putin è stato manovrato dagli Stati Uniti. Assolutamente, dal suo punto di vista è questo. L'Ucraina è soltanto una pedina, uno specchietto per la arloader, per tirare fuori i russi. Dice che sono stati usati a loro insaputa. Allora perché hai speso un quarto d'ora di video per far vedere che gli ucraini hanno fatto tutte le mosse possibili per avvicinarsi alla Nato. Eh, sono due, due, due cose che cozzano totalmente. E poi noto la cosa che quando lui fa vedere le dichiarazioni di Putin, ehm, le considera vere, proprio tutte curt, senza contestarle. Quando c'è Putin che dice noi non vogliamo sistemi missilistici d'attacco della Nato eh, perché noi non li abbiamo verso di voi, beh, eh, quello è assolutamente falso. Basta ricordare il sistema che hanno a Kaliningrad, e già questo è, è fattuale per usare come, come direbbe come direbbe okay. a Kaliningrad, che è praticamente dove ricordiamola, chi è che non lo sa. Königsberg, ex Prussia orientale, l'enclave russa sopra la Polonia sul Mar Baltico. Ecco, lì hanno il sistema, ora non vorrei pronunciare male, Schmerk, eh, eh, di sistemi missilistici a, a medio raggio. Loro ce l'hanno noi no, ecco per dire. Eh, quindi teoricamente da questo punto di vista sono loro che minacciano noi. Un onesto, insomma, queste cose le direbbe. Lui ovviamente scarta tutte queste cose e quando parla Putin sembra che il povero Putin, sì. eh, fra l'altro parla... Putin dice che se gli ucraini volessero riprendersi la Crimea con le armi, questo significherebbe movimento. la guerra che andrebbe Grazie, a coinvolgere anche bandersi. il resto dell'Europa. Peccato che qualsiasi immagine satellitare, potete andare a recuperare anche delle analisi di analisti eh, militari, eh, fanno notare che negli ultimi due anni e mezzo gli ucraini non avevano nessuna unità in assetto eh, di guerra sul confine con la Crimea, cioè c'era qualcosa per controllare... Ma non erano delle forze in grado di invadere eh, la Crimea. Potete fare una puntata sulla differenza tra Cuba e Ucraina? Molti ci credono, purtroppo. Beh, si potrebbe pensare, magari sempre con Mirko. Eh, detto ciò, ehm, cioè, nella NATO poi cioè, ci stava facendo i passi, ma mi pare che avessero detto sostanzialmente no. E quindi è ovvio che gli Stati Uniti d'America non possono dire eh, che un trattato che è fatto tra più nazioni. Okay? in cui appunto ogni nazione ha accettato quel trattato possa essere smentito perché Putin ha chiesto agli Stati Uniti di smentire un trattato fra più nazioni perché se fosse stato eh, se gli Stati Uniti avessero risposto sì ok smentiamo il fatto che le porte sono sempre aperte per tutti i paesi europei, ok? Ma tanto gli USA dicava, non lo potrebbero fare per tutti, eh. Ma cioè, aspetta, deve essere tutta la NATO a dirlo. Eh, infatti ma appunto significherebbe che gli Stati Uniti d'America controlla la Nato come un suo giocattolino sostanzialmente. Quando invece, se uno ti risponde così, è proprio perché non ne hanno il controllo. Quindi eventualmente ci possiamo riunire tutti noi, magari se tu evitavi di invadere la Crimea e eri ancora al tavolo con noi, si poteva discutere, eccetera, 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 no? Sì, lo vedi non nella richiesta di Putin, no? Cioè Putin dice, noi vogliamo che l'America um, dice che la politica della porta aperta... Um, sarà chiusa e, e il... non mi ricordo chi era, ma comunque l'americano dice no, noi non possiamo, cioè non è l'America a dire queste cose, la politica rimane assolutamente aperta perché non è una decisione americana, è una decisione comunitaria di tutti i membri dell'alleanza, cioè non è, non è nelle disponibilità americane dichiarare l'apertura o la chiusura eh, della NATO e quindi la politica rimane la stessa, cioè, la politica della porta aperta, cioè qualunque paese può fare richiesta di adesione, non mi sembra che sia una politica particolarmente aggressiva verso qualcuno. Direi di chiudere. Almeno ce lo siamo tolto Ivan, perché me lo chiedevano da, <ride> da, da giorni. Almeno la gente sa, sa cosa deve guardare. Ecco, Poi, un, tutto non... quello che abbiamo detto è verificabile.